È così bello vederti qui, Algala. Grazie davvero mille per tenermi compagnia. Ah, oh, ne necessitavo. Allora, come sta andando il business di parrucche? Capisco. Con il tuo quirk non è difficile capitalizzarci in fondo. Oh, no, perdonami. Non intendevo assolutamente insinuare che il tuo è un valore unicamente monetario, quanto piuttosto congratularmi per aver messo a frutto un talento così e averlo fatto nel migliore dei modi. In fondo i tuoi genitori sono manager fantastici. Beh, essere qui al Galà non poteva essere altrimenti. È piacevole poter organizzare degli incontri in cui si possa aiutare l'ambiente naturale della nostra città. Personalmente, spinta da un'amica, ho tentato io stessa di andare a ripulire una zona inquinata qui intorno, però... diciamo che non è la mia tazza di tè. Ho scoperto di preferire molto di più donare piuttosto che sporcarmi direttamente le mani. Oh beh, per me in realtà è una questione molto importante. Soprattutto perché è di primaria importanza per la mia amica della quale ti parlavo prima. È bello avere delle amicizie come la sua e la tua per potersi supportare a vicenda e provare cose nuove. Diciamo che certe volte ti fa capire anche... cos'è che non ti piace. E tu? Hai mai preso parte ad operazioni di volontariato? Ah? Ah sì, in effetti è interessante questo tuo punto di vista. Però penso che... Sato! Come mai ti stai approcciando così velocemente? Non posso chiederti le domande di matematica se non mi avvicino. Oh? Momo, scusami, lo so che è la terza volta che te lo chiedo oggi, ma l'esercizio 37 l'hai fatto. Io davvero non lo riesco a capire. Come sei entrato alle superiori, Shoto? A piedi. Oh, perdonami. In effetti dovrei presentartelo. Lui è Shoto Todoroki. È un mio amico d'infanzia e... viene al liceo con me. Oh, ciao. Sono Shoto Todoroki e vado al liceo con Momo. Ah. Dimmi, Shoto. Volevi che ti presentassi come il figlio di... Non nominare il suo nome. Anche per me è un piacere. Per quale motivo hai ricevuto l'invito oggi? Perché siamo tutti ricchi, Shoto. Allora posso almeno chiederti da che famiglia arrivi. Non ho mai sentito il vostro cognome. Cosa? Davvero? Quindi non hai mai sentito Todoroki? È particolare. Quindi non sai niente di me. Non sai chi è la mia famiglia. Shoto, ti si sono illuminati gli occhi, va tutto bene? Meglio di quanto sia mai andato, Momo. Ne sono molto sorpreso, ma anche molto felice. In fondo, questa serata potrebbe non essere tanto male. Oh beh, se è quello che desideri, cercherò di rispondere meglio che posso. Beh, questa sì che è una bella domanda. Fammici pensare. Molti mi chiamano Hand Crusher, ma dubito che ti riferissi a questo. In realtà non so bene come descrivermi. Immagino di essere forte, ma forse non troppo per essere il numero uno. Non che punti a quello. Mio padre... giusto. Per il resto non so. Dovresti chiedere ai miei compagni. Loro saprebbero darti una bella descrizione di me. Sicuramente loro sanno molto più di me che io stesso. Però, ora che ci penso, ci sta un modo nel quale mi chiamano spesso. Non mi viene in mente. Ah, sì, Momo. Com'è che mi chiami di solito? Un idiota? Sì, un idiota. Aspetta, perché quando l'hai detto sembrava così negativo? Mi hai mentito sul significato di idiota? No, so...
Senti. Tutto bene? Sembri molto nervosa, più del solito almeno. No, davvero. Va tutto bene. Perdonatemi se vi sono sembrata irritata o altro. Non volevo recarvi disturbo. Oh, ok. Questo sì che è un modo nel quale non mi hanno mai chiamato. Gentili ospiti, grazie a tutti per aver trovato il tempo di partecipare alla nostra raccolta fondi. Ehi, hanno iniziato la premiazione. Vi ringraziamo molto per i vostri contributi. Sia sì, certo, perché no? Che quelli più grandi. Quest'anno il nostro centro servizi è riuscito a ripulire ben 7 aree protettive. E questo risultato è stato raggiunto soprattutto grazie ai nostri numerosissimi collaboratori. Fra questi però, una ragazza si è distinta per il suo impegno, la sua costanza e la passione che ci metteva in tutti gli ambiti della nostra iniziativa. Dalla propaganda all'azione pratica è stata davvero instancabile, diventando quasi un'icona all'interno del progetto. Accogliamo calorosamente sul palco Suyu Asui! Oh, Maitsuyu! L'hanno premiata. Beh, sì, si è impegnata tanto. Ricordi quando ho provato a portarci lì? Com'è riuscita a portarmi? È riuscita a portartici. Sì, è l'amica della quale ti parlavo prima, ricordi? Sono felicissima che l'abbiano premiata per il suo duro lavoro. Se lo merita. Sì, mi ricordo che all'inizio non capivate perché non uscisse con voi la sera a bere. Però dovevamo aspettarci che fosse grazie per un motivo come questo. Grazie mille per gli applausi. Ma questi dovrebbero essere diretti non solamente a me, ma a tutte quante le persone che come me si sono impegnate tanto in questo ultimo anno. Il mondo in cui viviamo non è più in grado di sostenersi da solo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare per fornirgli sostegno di cui tanto ha bisogno. La fauna è in costante pericolo per i repentini cambiamenti climatici. Le foreste bruciano e i ghiacci si sciolgono. Ma insieme, e con il vostro prezioso contributo, possiamo farcela. Viaggiamo tutti verso un futuro migliore. E come direbbero i miei amici, Luz Ultra! Beh, sembrava felice. Di questo ne sono contento. Grazie mille, Tsuyu. Signori, signore, signor, le varie premiazioni... Beh, quando ancora facevamo lezione con Midnight... Di serata, e per favore, sulla comunicazione pubblica, Tsuyu era inaspettatamente una delle migliori. Sarà che ha sempre lottato molto verbalmente per far passare le sue ideologie. Non conosci Midnight? La Pro Hero? Davvero? Aspetta... Ma davvero non conosci nulla sul mondo degli heroes? Una tela bianca. Ancora da dipingere. Shoto, ma stai tentando di flirtare? Shh, ci sto riuscendo. Vabbè, te la passo solo perché sei tu. Tu sei decisamente troppo gentile nei suoi confronti. E poi pensavo che avessi un gusto migliore. Beh, posso dire con certezza che anche tu non scherzi in fatto di deliziosità. Sembri un pasticcino. Avere un buon occhio per le questioni artistiche, visto il modo in cui i colori del tuo outfit fanno risaltare i tuoi occhi, li rendono davvero luminosi. È vero, anche il modo in cui hai messo i capelli ti incornicia benissimo il viso. Complimenti. Di niente. Anzi, quando una cosa è fattuale bisogna evidenziarla. A proposito, il buffet oggi sembra buonissimo. Ho assaggiato la sopa ed era fredda al punto giusto, proprio come piace a me. Sì, infatti il buffet sembra ottimo. Vi va di andare a prendere una boccata d'aria? C'è un grandissimo odore di chiuso qui dentro e non vedo l'ora di uscire. No, oh, va bene, allora direi che possiamo passare un attimo a far assaggiare la soba. No, ma sicuramente ora la soba è troppo calda. Aspettiamo un po' che si raffreddi, andiamo fuori. Va tutto bene. Tutto bene. Usciamo ora. Va bene? Ti seguiamo, Momo. Grazie. Forza con me. Visto?
È molto meglio qua fuori, no? Oh, hai ragione. C'è una bellissima vista. Guarda quante stelle. Sotto, sono le luci degli aerei. Siamo a Tokyo, quante stelle vuoi che ci siano? Guarda, sono pure a colore verde a intermittenza. Wow, che meraviglia. Sono felice che vi piaccia. Oh mio Dio, non ci credo. Forse dovrei andare da Tsuyo a congratularmi con lei. Prendere un giacchetto, fa un sacco freddo. Voi non aspettatemi, conoscetevi pure meglio, io devo andare. Sicura, Momo, ti serve dell'assistenza medica, va tutto bene. Un giorno te ne parlerò, ora lasciami andare. Va bene, però fallo, per favore. Promesso. Beh, sembra che siamo rimasti solamente noi due. Me ne rendo conto. Anche se do risposte idiote, perché cerco di farla stare meglio facendola sorridere. Ultimamente pare quasi non essere in sé. In quanto suo amico vorrei solamente poterla aiutare, farla sorridere, farla stare meglio. Questo purtroppo è l'unico modo che mi è venuto in mente per poterlo fare. Beh, glielo devo. Lei, insieme ad un altro mio compagno di classe, mi ha aiutato meglio a capire chi fossi io e chi volessi diventare. Nonostante con qualche suo comportamento possa non dimostrarlo, lei è davvero una hero. In questo momento quello che posso fare è sperare che si risolva tutto per lei. Ma per stasera basta pensarci, almeno per il momento. Ora pensiamo a conoscerci meglio. Ti va? Prima mi hai chiesto di descrivermi senza parlare della mia famiglia. Ora tocca a te. Parlamene, per favore. Beh, sembri una persona con la quale mi piacerebbe passare il tempo. Però certo che fai proprio un sacco di cose. Come mai? Ho capito. So bene come ti senti. Il peso delle aspettative può essere veramente tanto, soprattutto quando si vive in una famiglia così facoltosa come la tua. Diciamo che sono stato cresciuto per essere l'hero numero uno. Anzi, sono nato per esserlo. Fino ad adesso te l'ho tenuto nascosto, ma mio padre è Endeavor, l'eroe più importante del Giappone al momento. Da ancora prima che nascessi, ha cercato di sfruttare mia madre e il suo quirk per dare vita a un figlio con un potere imbattibile, in grado di arrivare a vette che lui immaginava di non poter scalare. Ah, scusami, mi sono lasciato trasportare. Volevo solo farti sapere che capisco benissimo come ti senti. Certe volte vorresti solo scappare da questi galà e andare a prendere un gelato, sperando di non incontrare il tuo ex per strada. Lascia stare, è di un'altra serie. Però in effetti non mi dispiacerebbe andare a mangiare qualcosa con te. È un appuntamento quello che mi stai chiedendo. So che è presto, ma sono davvero contento di esserci conosciuti questa sera. Sarò troppo veloce, ma nei tuoi occhi vedo una possibilità. Beh, per prima cosa non conosci la mia famiglia. Quello che fa, quello che ha fatto. Non hai pregiudizi nei miei confronti. Non mi stai parlando perché sono Todoroki, ma perché sono Shoto. Questa la trovo una bellissima cosa. Beh, ci sono un po' di cose che ho imparato in questi ultimi anni. La UA, la scuola che frequento, mi è stata molto d'aiuto per migliorare la mia capacità di rapportarmi con gli altri. Come ti ho accennato prima, ho conosciuto persone che mi hanno fatto capire che il quirk è mio, altre che mi hanno insegnato il senso dell'amicizia, e invece altre che hanno aggiornato il mio vocabolario, con parole tipo edgy. Io in primo ero edgy. No, era una battuta. E penso che abbia funzionato, stai ridendo.
Era anche per farti capire che non sono più così. Ho imparato con il tempo che chiunque può cambiare e diventare agli occhi degli altri qualcuno di davvero diverso da ciò che era prima. Anche se mi sembra che ci sia quasi un nucleo che sia impossibile da mutare nella persona. Scusami, ho parlato tanto. Magari nemmeno ti interessava. Sto ancora lavorando sulle mie skill sociali. Grazie, mi rende felice sapere che sto migliorando. Comunque, cosa ti piace mangiare? Certo che devo chiedertelo. Se no, come faccio a sapere dove ti devo portare la prossima volta che ci incontreremo? Certo, e dimmi anche che tipo di ristorante preferisci. D'accordo, cercherò di ricordarmelo. Oh, a me piace la sopa, fritta. Sì, può sembrare semplice come pasto, e lo è, però... Beh, diciamo che... non voglio bollirla. Se conoscerai meglio me e la mia famiglia, capirei bene il perché. Vedo che è lo spirito giusto. I tuoi occhi sono molto espressivi. Con i tuoi? Sì. Oh, ti fa schifo. Scusa, provo a spostare i capelli da quest'altra parte. Beh, quando incontro nuove persone ho sempre paura che possa fargli senso. Cioè, non è una cosa che si vede tutti i giorni, ma tutti quanti hanno delle cicatrici, che siano fuori o dentro. E poi ci sono io. Io le ho entrambe. Sì, scusami. Il mio unico modo per conviverci è scherzarci su. Amo i ristoranti. Quando esco di casa voglio mangiare altre cose oltre alla sopa. Di solito mi piace andare... Soto! Cazzo. È dietro di me, non è vero? Ok, allora... ti va di scappare insieme a me? Dammi la mano, ti faccio strada io. È stata una bella corsetta, ma non lo vedo più, né lo sento, il che è incredibile. Stai bene? Non hai una caviglia slocata, giusto? Ne sono sollevato. Scusami la corsa repentina, ma... diciamo che era qualcuno che non volevo incontrare al momento. Oh, mai. Beh, ricordi quando ti parlavo della mia famiglia? Quell'uomo è Angie Todoroki. Mio padre. Già, le fiamme le ho anche io. Una volta preferivo non usarle affatto, ma adesso... diciamo che sto sfruttando la parte di lui che è in me. Oh, non te lo consiglio. Non è esattamente un buon compagno di serata. Ma adesso smettiamo di parlare di lui. Godiamoci il nostro tempo insieme e discutiamo di... se ti va... di dove vorremmo andare per conoscerci ancora meglio.
Te l'ho detto. Qualcosa in te mi ha colpito. E non vedo l'ora di scoprire che cosa sia. Beh, prima abbiamo parlato di ristoranti. Prima che quel fastidioso di mio padre mi interrompesse, ti stavo per dire che la cucina italiana mi piace molto. Quindi non vedo perché non dovrei proporti di andare in un posto dove si mangiano piatti tipici di quel paese. Forse può sembrare un po' egoista, ma prima, quando ti ho chiesto che cosa mangi di solito, mi hai risposto che mangi piatti italiani, quindi pensavo che avrebbe fatto a proposito. Perfetto. Allora, permettimi di invitarti formalmente ad un appuntamento. Una settimana da adesso. A te va bene? Oltre a dei bellissimi occhi, hai anche un sorriso scintillante. Ho sempre vissuto una vita di estremi. Era tutto sempre o troppo caldo o troppo freddo. Ma parlando con te, per la prima volta mi sono sentito in equilibrio. Ciao, sono io, Shoto Todoroki. Grazie mille per aver visto il video. Per favore clicca l'immaginina del pollice in su là. E se non l'hai già fatto, clicca pure quel pulsante iscriviti. Aiuterebbe molto il canale. E se vorrai seguire gli aggiornamenti sul canale, seguili su Instagram. Se vuoi invece contenuti esclusivi, va a supportare NN su Patreon. Ci saranno tante cose interessanti, te lo prometto. E anche la mia voce, se vorrai, in qualche scenario interessante. Non vedo l'ora di rivedere i tuoi bellissimi occhi, quindi ritorna qui quando ci rincontreremo. Ok? Alla prossima.